Buonasera amici sportivi dal Pallaregnani di Scandiano, seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile, giornata che vede a Scandiano il ritorno del derby, rotellistica e roller scandiano, questa novità per questa stagione, visto il ritorno della roller scandiano nel campionato femminile dopo 2 anni. Con le formazioni di vista scandianese che nell'assenza della nuova arrivata Carla Perez, tutte le altre, Greta Ganassi e Chiara Pisati in porta, Calia, Gallotta, Giardina, di meno Ferrarini, tanto Pau e Berti per le giocatrici esterne. Scagliano invece che è Teli e Baltalini in porta, De Pietri, De Stefano, Malagoli, Messora, Villa, D'Accò, Bartalini, Prandi, De Pagliani, esterne. Scandiano che in questa partita deve assolutamente vincere, continuare il sogno scudetto. Ha vinto nella prima giornata contro il Forte dei Marche e si vuole andare questa sera nel doppio incontro con Matera e Valdano, che saranno ora le due squadre hanno un minuto di silenzio per Giulia Cecchettini, che è venuta a mancare questi giorni. Minuto di silenzio, ora le squadre sono pronte a scendere in campo e dare il via a questo
derby inedito per il campionato femminile. L'hotellistica scandianese con la classica maglia giallo-nera, e mentre la roller con i suoi colori rosso e blu. Sono pronte quindi le due squadre a dare il via. Partirà la roller con il primo possesso. Si attende fischio dell'arbitro, signor Giombetti. Dalle partite di questa giornata si è giocata anche Matera Valdagno, con il Matera che ha vinto con una semplice 5-0 ai Valdagno e porta a casa i primi tre punti di questo campionato. Intanto è iniziata la partita con la rottellista di Scandinavia che è in possesso della pallina. Adesso stanno facendo un po' girare la pallina. Cioè, Galia che può gestire per Fimeno. Fimeno però sbaglia, ma sbaglia anche De Stefano nell'intercettare la pallina. Poi Giacanto Frau prova il tiro, che finisce alto. Occasione da gol per la rottellistica scandianese che però si infrange. Messo ora intercetta la pallina, serve Malagoli, e Malagoli va ipnotizzare da Jimeno. Jimeno può avanzare, Jimeno il tiro, il guantone di Bartalini. D'altra parte subito la roller spazza Ganassi per non avere problemi, ma recupera subito Villa che può servire De Stefano. Stefano per Malagoli, Malagoli per Villa, ancora De Stefano, utilizza la sponda per servire Messora. Messora il tiro debole, non impensierisce Ganassi. Poi può avanzare la rottellistica con il Jimeno. Riparte la roller, roller scandiano con Villa per De Stefano. Poi Gallia pressa Malagoli, porta l'errore appunto al numero 7 della roller. Anna Verdi sbaglia il passaggio. Possesso che andrà alla roller. Parte De Stefano che serve Villa. Villa dall'altra parte per Messora, prova passaggio per via interna, la numero 9 rosso-blu, ma sbaglia. Poi Berti il tiro, la parata di Bartalini. Ancora roller con De Stefano, errore della numero 2. Si accentra Berti, poi subisce fallo, fischia Giombetti. Berti, poi il tiro di Jimeno, prova ad andare poi sulla ribattuta già accanto Frauta, sbaglia. Poi ancora Jimeno si gira e il tiro deviato, finisce sopra la traversa. Si parte ancora la rottellistica scandianese, non molla la squadra allenata da Massimo Valtieri. Da Berti
dietro con Messora, ma non si arrende la giocatrice giallonera, continua a lottare, poi Messora recupera il possesso, il tiro sporcato da Chimeno, non si preoccupa Ganassi. Roller si dovrà occupare di mettere in gioco la pallina, Villa serve De Stefano il tiro angolato, ma che non trova lo specchio della porta. Calia per Berti, Berti prova ad accentrarsi, poi torna indietro per Imeno che finta il tiro, poi passa indietro per Calia. Ora la numero 4 della rotellistica, poi sbaglia a spazzare Villa, ma si salva comunque, passa avanti per Malagoli per Stefano, poi fallo sulla giocatrice della Roller. Punizione, batteranno Malagoli e De Stefano. Che viene rimesso in gioco la pallina da Villa, che serve De Stefano, poi presa la rotellistica, può avanzare Calia ma preferisce tornare indietro, che si fa vedere il meno, c'è accanto Frau, ancora per Chimeno, Calia il tiro deviato. Altra occasione per la rotellistica scandianese, poi può provare il contrattacco la Roller, ma sbaglia tutto Messora, recupera Ciacanto Frau, avanza Berti, il tiro dai calpattino di Malagoli, poi Messora dietro per De Stefano. De Stefano si gira, cerca la compagna, prova Malagoli, tiro debole, anche questo che non preoccupa la difesa giallonera, almeno per Giancanto Frau. Giancanto Frau si inserisce, anche una deviazione di Chimeno che però non arriva, parte Villa, serve De Stefano, ora Villa che lotta, continua a lottare con Berti. Messora per Villa, sbaglia il passaggio Villa, ma recupera De Pietri, poi avanza De Stefano, viene intercettata, può ripartire Giacanto, fa un'occasione importantissima ma para Bartalini e lascia il risultato. Salire, cerca di far salire anche la squadra, poi torna indietro da Calia, il tiro di Chimeno, niente da fare per la squadra giallonera, per parte Messora, il tiro ci mette il casco Ganassi, poi
De Stefano prova ad andare sulla ripartita. Che c'è da fare per la roller, tutto finale sul risultato di 0-0. Poi Gallotta è entrata, prova subito il tiro di poco, vince a Lazzaro da poco più da Bartalini. E Pietro il tiro, il gol della roller che va in vantaggio a 17 minuti dal fine del primo tempo. Ah, il vantaggio neanche tanto a sorpresa, perché comunque adesso la roller non ha giocato una brutta partita, anzi comunque sta con le idee, sta dimostrando buono anche lì. Bellissima Scandianese che invece ha sbagliato da questo punto di vista posizionamento difensivo. Il risultato, leggiamo il risultato, caratteristica Scandianese 0, roller Scandiano 1, gol di De Pietro. C'è anche il time out, si può ripartire con il gioco. Bellissima Scandianese ora potrà prendere il risultato. Parte subito quindi la squadra giallonera, che oggi è di casa, con Sciacalto Pro che prova il tiro. Niente da fare ancora per la bellissima Scandianese. Chimera pallina cercando Pau, poi torna da meno fa girare per Gallotta, serve cercando Pau, entra in area cercando Pau, il tiro e il gambale Bartalini salva il risultato. Poi messo la lotta, serve Villa e sbaglia il passaggio dietro per il Cimeno, uno contro uno con De Stefano, il tiro, la parata di Bartalini che salva ancora una volta la squadra allenata da Baccari. Poi riparte ancora la rottellistica Scandianese, poi commette fallo Giacanto Frau. Richiamo per l'allenatore della roller Scandiano, Adriano Baccari, ammonito verbalmente da Giombetti per qualche parola di troppo. Ora aggredisce Berti, si libera Messora che la mette in mezzo per De Pietri, dovrà provare il gol del raddoppio, la sua doppietta personale. Giallonera le nega questa gioia, poi ancora De Stefano. Risultato sul 2-0. Gallotta va ad avanzare, ruba la
pallina De Pietri, poi riparte la roller con De Stefano, poi Villa per Messora, ancora per De Pietri, avanza Villa, anche in mezzo per Messora che non ci arriva, riparte Gallotta, Gallotta avanza, si gira, può servire Vertico, preferisce il tiro e termina il rete. Gimeno per Ferrarino, invece per Berti. Era Berti la porta, poi sta venuto Ferrarini. Il tiro dalla distanza di Gimeno che c'entra il palo, tanta sfortuna anche per la rotellistica. Gallotta, poi Berti prova il tiro, para Bartalini. Gallotta per partire per Gimeno che trova il varco per Berti che trova il gol del 2-1, accorcia le distanze la rotellistica scandianese. Con Berti che riprende la partita, il risultato quindi che va sul 2-1, la rotellistica scandianese c'è ancora, non demorde, vuole portare a casa questo derby che non vale solo i tre punti ma vale anche il dominio cittadino. Per Gallotta, Gallotta trova la conclusione, trova la porta, riparte la roller con Dacco, prova il tiro spazzato da Gianassi, poi avanza Berti per Ferrarini. Cimeno, autrice di un assist fantastico per Berti, fatto un varco. Cioè che ancora la rotellistica in possesso con si può giocare da De Stefano, che parte la roller con De Pietri, però arriva scordinato lo stop e quindi ne approfitta Ferrarini. Gimeno per Ferrarini, può avanzare Ferrarini che serve Gallotta, poi ancora Gimeno che avanza, poi scivola l'arbitro, non è... l'arbitro non c'è e Pesce avanza, lotta con Ferrarini, alla meglio la giocatrice rossoblu, serve indietro Dacco, poi il tiro di Messora che continua ad insistere, poi Messora perde la ginocchiera, poi attacca la roller con De Stefano, il tiro bloccato da
Ferrarini, poi ancora De Stefano che non molla, capisce però tutto Gallotta, fa ripartire la squadra, serve Chimeno il tiro, la parata di Pappalini ancora, dall'altra parte De Stefano, poi in confusione, poi messo la mia terra due di una volta. Ancora Gallotta, che serve Chimeno, si fa vedere Giacanto Frau, Chimeno va dall'altra parte, trova il passaggio interno ma non trova passaggio libero, poi Ferrarini, Gallotta, salta da Kopp, trova il tiro, ancora la parata del portiere della roller, poi da parte il tiro deviato di Stefano, ancora rotellistica con Giacanto Frau, ci pensa Dacco a impedire che il tiro arrivasse al portiere. Per la doppietta, la numero 6, rotellistica 2, roller scagliano 2. Ora risultato di nuovo sul pareggio, tutto da rifare per Rosso Blu, invece bellissima scandinese che sta cominciando ad ingranare la partita, ora se timeout servirà per discutere come andare a riprendere questa partita e provarla a vincere. Iniziali sta cominciando ad ingranare, sta cominciando a fare la propria partita, è il divario tecnico enorme tra le due squadre, la polizia scandinese, la squadra comunque che può provare a vincere questo campionato, però è una squadra giovane, inesperta. Finito il time out, ora la rotellistica scandinese può mantenere il possesso, via non arriva però sulla pallina, 5 secondi che passano nel giro e la roller nel possesso la pallina, avanza Malagoli per De Pietri, De Pietri la mette in mezzo per Messora, non ci arriva però, aperti per cercando Frau, Calia sbaglia Ferrari, riparte la roller con il tiro di De Pietro, intercettato poi accanto Frau, prova il tiro troppo alto, prende in faccia Dacco, tiro bloccato da Ferrarini, poi farà rotellistica il tiro di Berti, De Pietri avanza,
Lazio non arriva però a Maradona, si pensa prima a Galassi che blocca la via di passaggio, poi ancora Calia prova a mettere in mezzo per Berti, si tuffa il portiere, dall'altra parte il tiro di Dacco a lato, riesce a lato della porta e parte la rotellissima scandalese. Calia, serve Ferrarini, piace accanto Frau, Calia per Berti, Ferrarini si mette il guantone, Barcalini. Altro time out. Terzo time out del primo tempo. Sta per concludersi la prima frazione di gioco. Risultato in parità. Vediamo che la Roller Scandiano era andato in vantaggio di due reti, poi con due gol di Anna Berti, un risultato tornato di pareggio. Non mi dai il... Partirà per gli ultimi minuti del primo tempo. Abbiamo 6 minuti e 19 al termine. Come detto già prima, la rotellistica scaglianese sta cominciando ad ingranare. Stiamo vedendo anche una buona Roller questa sera, nonostante comunque la colonna rosa inferiore sulla carta, sta comunque rispettando l'impegno con onore, fanno una grande partita, probabilmente non se l'aspettavano neanche le giocatrici della rotellistica scandianese. Si aspettavano magari un approccio diverso della partita. E infatti l'ha messo fin da subito in difficoltà. Ora sembrano entrate in partita. Qui ci ha allenato da Massimo Bacchino. Berti prova. E dall'altra parte la Roller. Con Villa, per De Stefano, ancora Villa che vede arrivare Malagoli, poi Malagoli serve Messora che riesce a recuperare, poi la mette in mezzo per seguire Malagoli, ma sbaglia, poi viene atterrata Giacanto Frau. Poi il Betis si fischia fallo, che sia a favore della Roller. Non è Destino che prova il tiro, la parata di Galassi, poi cade la numero 2 rosso-blu. Fischia fallo Giombetti. Altro time out. Ultimo del primo tempo. Cinque minuti alla fine. Non c'è tanto a dire rispetto all'ultimo time out.
Diciamo che il secondo tempo sarà tutto da vivere, perché comunque le due squadre stanno giocando un'ottima partita questa sera. Ricordiamo che è un derby, è già detto, inedito per il campionato femminile per Scandiano. Ha due squadre in questo campionato. Anche la rottellistica scandianese è una squadra giovane che è nata comunque nel 2019, neanche tanti anni fa, 4 per la precisione. Questa è la quarta stagione per loro del campionato femminile, dopo le prime difficoltà. Ad oggi si sta affermando tra le squadre che possono lottare per il titolo. Da quest'anno a Scandiano si è aggiunta anche la roller in sostituzione dell'Amatori Modena, e quindi Scandiano ora può godersi questo derby. Di meno per Giacanto Frau. Recupera Messora per Villa. Villa la mette in mezzo, ma Chimeno blocca il passaggio e fa ripartire la squadra. Non è Gallotta che serve Giacanto Frau. Si fa vedere Berti, che prova ad entrare in area, ma preferisce tornare indietro da Gallotta. Poi Chimeno per Giacanto Frau. Gira per Berti. Berti per Chimeno. Chimeno torna indietro da Berti. Continuo scambio tra le due giocatrici. Poi Chimeno prova che parte la roller con Villa per De Stefano. Malagoli, Angelino con Giacanto Frau, poi torna indietro da De Stefano. Recupera Giacanto Frau per Chimeno. Gallotta vede lo spazio libero per avanzare, poi serve Giacanto Frau, servita a Berti, va cade sul passaggio, ma Giacanto Frau riesce a liberare e dietro porta e trova il gol. Incredibile, non si è visto dove è finita la pallina, ma entrata. Quindi rottellistica scandianese 3, roller Scandiano 2, e la rottellistica completa la rimonta, andando in vantaggio in questa partita clamorosa con il gol di Giacanto Frau. Giacanto Frau che è andata dietro la porta, poi dietro la porta ha provato il tiro. La nostra postazione non si è visto praticamente come si è potuta entrare la pallina per l'arbitro e gol, e quindi rottellistica scandianese 3, roller Scandiano 2. Continua la rottellistica scandianese, ora gode del vantaggio. Ovviamente c'è l'adrenalina per aver portato il risultato sul 3-2. Due minuti alla fine
del primo tempo. Gallotta prova ad avanzare, Gallotta il tiro, ma non trova la porta. Poi ancora Berti che insiste, entra in area, poi non solo blocca ma ci pensa Giacanto a recuperare, poi Berti non trova la conclusione, inizia a liberarsi all'area, roller, ma Berti intercetta, pronto attacco della rottamistica, il tiro di Giacanto Frau al il guantone, Bartalini para, evita il gol del 4-2, poi anche la Gallotta, la porta, serve Chimera, poi De Stefano, serve Villa per Malagoli, non stoppa benissimo la pallina, recupera la rottellistica, poi viene fermata Giacanto Frau, l'arbitro fischia, 30 secondi, quindi l'ultimo possesso del primo tempo l'avrà la rottellistica per gestire e cercare di non rischiare nulla, poi recupera Messora e in due tempi deve partire, poi ancora Messora, Chimeno blocca tutto e può far ripartire la rottellistica, il tiro di Giacanto Frau, la parata ancora di Bartalini, poi finisce qua il primo tempo, partita emozionante, Fermi che questo primo tempo sta vincendo la rottellistica scandianese per 3-2. Waller che era andato in vantaggio di due reti, poi è rimonta completata dalla rottellistica scandianese e ora rottellistica che gestisce il risultato, rottellistica 3, Waller 2. Spazio al secondo tempo, a dopo. Ganna.
Grazie.
Siamo tornati dal Palla Regnani di Scandiano per il secondo tempo del derby tra Rotellistica e Roller. Risultato che attualmente sul 3-2 per la squadra che stasera gioca in casa, ovvero la Rotellistica. Abbiamo un cambio in porta per la formazione allenata da Adriano Vaccari con Bartalini che ha avuto un buon primo tempo, che è costituito da Giorgia Teni. Ecco, cerca di servire De Stefano. Messora, torna indietro De Stefano che sbaglia, prova ad aggredire Berti e infatti recupera la pallina e serve Sciacanto Fravo, poi Gallotta per Berti. Al numero 6 serve Chimeno, poi Gallotta, avanza Messora, si accentra, prova a servire Tacco, ma è bloccato tutto dalla Rotellistica, ora riparte con Gallotta, si vede Giacanto Frau libera, poi serve Chimeno, ancora la numero 9 che la mette in mezzo per Giacanto Frau, impedisce il gol 4-2 la difesa della Roller. De Stefano, Messora non ci arriva sulla pallina, recupera Gallotta, il tiro che prende il palo, evita il gol del 4-2 alla squadra di casa. D'altra parte subito si fa vedere la Roller, va ad insistere Messora, ma si mette una pezza. De Stefano per Villa, che sbaglia, recupera Chimeno, serve Berti, si gira il tiro, che non va in rete. Poi d'altra parte De Stefano, il tiro, ci mette il casco Ganassi e salva il risultato. Poi a terra Berti, per il gioco Giombetti, dalla pista entra Ferrarini al suo posto. Torna in
porta Ganassi, quindi può ripartire contro. Secondo tempo, 3-2 per la Rottenistica, scambiamenti e risultati. Meno il tiro dalla distanza che blocca Teli. Poi d'accordo. Fa ripartire, serve Messora. Messora indietro per D'accord. Si gira Villa, poi serve De Stefano. D'accord. De Stefano. Per Villa. Recupera la Rottenistica scandianese con Callotto. Per Ferrarini. Ora Giancarlo Bravo deve velocizzare l'azione per il possesso. Poi Giancarlo ancora dietro la porta, deve arrivare Gallotta ma non riesce a deviare la rete. La Rottenistica con Gallotta. Poi Chimeno, il tiro, la parata di Teli, ancora Chimeno, ancora la parata di Teli, tante volte evita il gol. Poi tacco, il tiro alto, poi prova la ripartita Messora, ancora la numero 9, la Rottenistica. Salve indietro Villa, il tiro che trova la porta, poi viene atterrata Chimeno, fallo per la Rottenistica scandianese che riparte subito, poi Messora intercetta. Ancora la Rottenistica a gestire l'azione. Chimeno che serve Giancarlo Frau. Il tiro, il gol del 4-2. Doppietta anche per Giancarlo Frau che segna il gol del 4-2. E laga nel risultato. Time out chiamato da Massimo Barbieri, time out molto importante perché ora la Rottenistica sul risultato di 4-2 deve gestire il risultato. Risultato che così consentirebbe alla squadra giallonera di balzare al primo posto in classifica. Cavalcando appunto il Valdagno a quota 4 punti in classifica. Maturati, punti maturati, il pareggio contro il Forte dei Marmi e la vittoria appunto contro Roller Scandiano. Riparte il gioco con De Stefano, che serve Villa, di nuovo De Stefano. Villa serve per la numero 2. Continuo scambio tra il numero 2 e la Roller.
e ci mettono però troppo tempo a riuscire da proprio a metà campo, e quindi il possesso finisce alla rotellistica con Chimeno che prova l'alza schiaccia, para Giorgia Teni. Poi Giacanto Frau per Gallotta, ancora Giacanto Frau. Che però io non trovano il gol del 5-2, metterete cassaforte il risultato. Viene anche in rete, però viene fatta la calca sul portiere. Stefano non trova nessuna compagna libera, arriva Villa, e Gallotta intercetta il passaggio, fa salire la squadra, poi viene disturbata la confusione, però rimane in possesso della pallina. Poi serve Chimeno, ancora Chimeno, altro anzi schiaccio della giocatrice argentina, però De Pietri viene atterrata. Stefano prova la conclusione che però è alta. Batte la rotellistica scandianese la rimessa in gioco. Giacanto Frau. Serve Ferrarini. Ora Gallotta. Sale Gallotta che... Poi Giacanto Frau sbaglia il passaggio, recupera la roller. Poi De Stefano viene infastidita e quindi perde il possesso della pallina. Gallotta indietro per Ferrarini. Giacanto Frau. Chimeno. Giacanto Frau. Taglia tutta la rotellistica, la roll può avanzare, tiro abbastanza debole di De Pietri che non dà nessun problema a Ganassi. E poi il gol di Chimeno, che lei va in gol in questa partita. Rotellistica 5, roller 2. Qua 2 per la rotellistica scandianese che è entrata in condizioni migliori in questo secondo tempo e si sono portati a casa per il momento un ottimo risultato. Poi recupera la pallina Chimeno, il tiro para Teni, poi ancora altra occasione questa volta per Giacanto Frau, ma nulla da fare. Poi una volta profondità per Chimeno.
Pellegrini per Giacanto Frau, poi alta per Gallotta che non se l'aspetta, poi ancora Gallotta in piena area, il tiro, parata di Teddy, attacca la roller con De Stefano, prova la conclusione De Stefano che finisce la Cimeno, recupera, Giacanto Frau, affronta Villa, poi prova il tiro parato, 15 minuti alla fine dell'incontro, Rotellistica 5, roller 2, perdite momento, sta prendendo sempre di più la strada verso i colori giallo-neri. Giacanto Frau dietro per Cimeno. Compagna libera, che sbaglia il passaggio per Giacanto Frau, poi alza e schiaccia, lo porta la stecca, e fallo per De Stefano, avanza, prova a girarsi ma poi perde il possesso. Calia è entrata al posto di Gallotta, con difficoltà prova il passaggio Ferrarini ma arriva a destinazione, ancora Rotellistica Scandianese in possesso, va ad avanzare Giacanto Frau, entra in area, poi prova il tiro e la parata di Teli, poi ancora Giacanto Frau si accentra, poi cade ma l'arbitro lascia continuare, ancora entra in area il tiro, la parata di Teli, poi Calia perde De Stefano, il tiro di De Pietri che non trova lo specchio della porta, Ferrarini però fa poi il Cimeno, Cimeno ancora bene, 9, si prova la conclusione, poi ancora di meno il tiro, il gol, Rotellistica 6 roller 2, Rotellistica Scandianese ora mette la parola fino all'incontro. Ora sarà molto più semplice per la Rotellistica Scandianese, 12 minuti alla fine dove gestire di 4 gol, attenzione all'attacco, si perde Calia, Calia avanza la numero 4, poi torna indietro da Cimeno,
da sola la numero 9, il tiro che rotellistica scandianese, 7-2. I due gol iniziali della Roller sono stati solo un'illusione, ora la rotellistica ci sta. Sta bombardando la porta. Della Roller. Derby che, come era pronostico, ovviamente lo sta vincendo. La rotellistica. Ha avuto qualche difficoltà iniziale, ma ora sta facendo la partita. Sì, c'è il time out, 11 minuti alla fine dell'incontro. Compagna libera, poi trova Calia dall'altra parte, ora di meno sempre per Calia, Calia per il passaggio libero, ma poi preferisce tornare indietro per di meno. Serve Giacanto Frau, perde il possesso, fa di tutto per recuperarlo, poi il pallina che arriva a Chimeno e prova il filtrante per Giacanto Frau. Malagoli che passa pallina in mezzo, ma Ganassi devia. Riparte la rotellistica, ma blocca tutto De Pietri, la mette indietro per Messora, a che fare con due avversari, subisce fallo. Per subito per Villa, per Malagoli, Messora, ora per Villa, caduto, prova ad entrare in aria ma viene bloccata, poi Messora serve indietro Villa, ancora rotellistica scandianese in possesso con Calia. Gallotta va dentro la porta, serve Giacanto Frau, riesce a trovare la confusione, poi Villa. Sì.
recupera Gallotta, serve Giacanto Frau, si aiuta con la sponda, poi Giacanto Frau dietro la porta, arriva di meno il tiro di Gallotta, la parata di Teli. Servire Giacanto Frau, ci arriva, sarà Giacanto da sola contro il portiere, il tiro, la parata di Teli, 8-2. Palla danno di Calia, Gallotta per Giacanto Frau, Calia può avanzare, serve Chimeno, torna indietro da Gallotta, avanza, prova il tiro, la parata di Teli, Chimeno, Calia, ancora Chimeno, Gallotta, lungo per Giacanto Frau, poi ci arriva per prima Villa, che serve Messora, prova a tirarsi la numero 9, viene atterrata e fallo fischiato da Giombetti. Indietro per Chimeno, che si fa vedere, prova il tiro dalla distanza, poi non trova la porta, però insiste Chimeno, per Calia, poi spazio anche per Giardina in questa partita. Villa cerca di fare ordine alla squadra, poi Malagoli prova il passaggio lungo per Messora, troppo lungo e non ci arriva, recupera Gallotta, serve Giardina, Giardina si gira, serve Giacanto Frau, Giacanto Frau deve liberarsi delle avversarie, Giacanto Frau torna indietro per Calì, Giacanto Frau entra in area, il tiro, però non trova la porta, prova a partire Villa, serve Malagoli, poi ancora la numero 8 della roller, Messora in mezzo, non ci arriva però Pagliani, Gallotta,
Gallotta da sola, zero personale, e trova il gol dell'8-2 a 4 minuti dalla fine. Anche lei trova la rete in questo festival del gol. ...8-2 risultato e a chi sta per concludersi la rotellistica sanmarinese si sta già acquistando i tre punti, le punti d'oro che servono a darle una più sicurezza, che anche i prossimi incontri saranno contro Valtagno e Matera, due partite molto delicate per la squadra di Massimo Barbieri. Che diranno come esame per capire se la squadra è pronta a vincere questo campionato. Ci mette più di 5 secondi per liberarsi la pallina, possesso che va alla roller, però recupera subito la rotellistica scandianese con Gallotta che tira e vede Teli farsi bloccare da Teli. Gallotta per Ferrarini, poi il passaggio Ferrarini, prova il tiro dalla distanza ma non trova lo specchio della porta, poi Giardina prova a mettere in mezzo per Ferrarini, non ci arriva la numero 2 della rotellistica scandianese, poi Messora recupera, fa la squadra, Villaz può andare al tiro, deviato e non c'è nessun problema per Ganassi. E questo secondo tempo ha giocato un po' da spettatrice. Serve Malagoli, indietro per Villa. Fatica a trovare il passaggio Villa, che lo sbaglia. Recupera Giardina, Giardina avanza. Giardina, la prova una conclusione, anche lei ha provato a trovare il gol. Ora siamo entrati nell'ultimo minuto di partita. Non è Calia che prova il picchiante per Gallotta, sbaglia, poi d'altra parte la mette in mezzo per Malagoli che non trova il tiro, poi ancora Messora, il tiro di Villa parata da Ganassi, poi c'è il fallo, l'arbitro va da Calia. E l'arbitro decreta il rigore a 32 secondi dalla fine. Fallo un po' ingenuo. Ora Villa contro Ganassi. Prova il tiro di Ganassi. Ganassi. E para il rigore. Poi il fallo di Villa. E cartellino blu. Cartellino blu, partita finita per la numero 8 della roller, sono stati minuti fuori. Sono
gli ultimi 20 secondi da giocare. Ferrarini va sulla pallina a battere questa punizione. Ferrarini contro Teli. Fischia Giombetti, parte Ferrarini, Ferrarini tiro traversa, stata sfortunata qua la numero 2 della rotellistica. Giardino, 10 per Callotta, il tiro, la parata di Teli e poi finisce qua, rotellistica scandianese 8, gol Scandiano 2. Il derby si tinge di colori della rotellistica scandianese. Stasera Scandiano sarà giallo-nera. Partita giocata molto bene dalla rotellistica scandianese, che è riuscita a rimettersi in partita dopo i due gol inizialmente. L'ha gestita molto bene. Stasera ha portato a casa tre punti fondamentali per questo campionato, perché ad oggi la rotellistica scandianese è prima in classifica e può sognare. Al Pala Regnani è tutto, buona serata.